Perché leggere oggi i classici del pensiero politico? Beh, lo vediamo tutti che la vita quotidiana ormai è appiattita sul presente. Social media, internet, comunicazione online, tendono a portare tutti gli individui, in particolar modo i giovani, a vivere l'immediato, a non considerare la profondità storica, a non essere in grado di sviluppare una critica che abbia le proprie radici nella storia. Rileggere questi classici è utile perché, come si sa, il classico è tale in quanto offre domande e offre risposte sempre attuali. Risposte e domande che possono sollecitare ulteriori domande e ulteriori risposte e che contribuiscono in questo modo a rendere grande, rendere importante il patrimonio che l'umanità ha depositato nel tempo. Patrimonio della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, specializzato sulle scienze sociali, può fornire un importante supporto a tutti coloro che vogliono ripercorrere le radici lunghe dei problemi della contemporaneità. Solo attraverso l'accesso diretto ai classici, non mediato, è possibile crearsi un pensiero critico. Ed è proprio al fine di valorizzare questa documentazione archivistica e bibliografica conservata dalla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli che si è pensato di organizzare questo seminario permanente sui classici del pensiero politico promosso dal Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano, con lo scopo di portare gli studenti universitari, i giovani, a confrontarsi direttamente con queste grandi opere del passato. La prassi seguita è particolare, si sceglie di volta in volta una categoria politica differente, quale libertà, rappresentanza, sovranità, utopia, repubblica, e la si analizza, la si considera attraverso cinque grandi opere del passato, dall'antichità alla contemporaneità. Lo studente si trova così in una condizione per cui non solo dialoga con l'autore del passato, ma dialoga di volta in volta con un esperto che viene invitato a introdurre e a commentare l'opera stessa. La rilettura dei classici del pensiero politico può essere utile per qualunque cittadino che voglia sentirsi veramente tale.